benvenuti in questo freddo e ventoso mattino inglese a quello che per molti versi è il cuore del drago. Per quelli di voi che non lo sanno, la City of London non è la grande area urbana che chiamiamo Londra. È solo una piccola sezione nel pieno centro di Londra ed ospita quello che è il centro finanziario più potente ed influente del pianeta. Ed ha causato disastri e morte nel mondo da lungo tempo. Viviamo dei tempi strani che ci pongono molte sfide. Per alcune persone tempi spaventosi. Sempre di più vediamo l'emergere di una dittatura fascista globale, non più col passare degli anni, ma delle settimane e dei giorni, come Orwell aveva predetto nel libro 1984. Se avesse chiamato il suo libro 2004-2005 ed oltre, avrebbe dato una fedele immagine di quello che sta succedendo. Possiamo guardare alle guerre in Iraq e Afghanistan, possiamo guardare all'11 settembre, e tra le cose non è stato organizzato da un personaggio diabolico in una caverna chiamato Bin Laden. Possiamo guardare a queste cose e vederle quasi come eventi casuali. Possiamo vedere la sempre maggiore sorveglianza e controllo delle nostre vite e sempre di più l'emergere di quello che ho predetto ormai da anni, una popolazione dotata di microchip. Possiamo vedere tutte queste cose e dirci, sì, ma non sono connesse, sono cose che semplicemente accadono. Possiamo dire anche, se abbiamo una mente veramente fantasiosa, che il mondo sia controllato da un ritardato col cervello grande quanto un pisellino di nome George Bush, come se prendesse qualche decisione o scrivesse una sola riga dei suoi discorsi. Se veramente vogliamo prenderci in giro, possiamo credere questo. Oppure possiamo vederla in un altro modo, considerare questi eventi, non solo recenti ma in tutta la storia, affatto casuali. Non è che semplicemente accadono, non abbiamo la globalizzazione, la centralizzazione del potere in ogni area della nostra vita solo perché accade così. Possiamo guardare a questo e vedere che è tutto coordinato e che ci sta portando sempre di più velocemente allo stato globale orwelliano. La versione globale della Germania nazista, in cui avremo un governo globale che prenderà tutte le decisioni più importanti nel mondo, una banca globale che controllerà la finanza internazionale, una moneta internazionale che non sarà stampata, ma elettronica, e per cui ci sono delle forti implicazioni per quanto riguarda la libertà personale. Un esercito mondiale che imporrà il volere di questo governo mondiale ed una popolazione microchippata, connessa ad un computer globale. Questo è il disegno finale e ci stiamo dirigendo in questa direzione. E vi posso dire che, dopo aver ricercato su questo soggetto e tutti quelli correlati ad esso, full time, dal 1991, dopo aver viaggiato in più di 40 paesi in ricerca della verità, dopo aver parlato a migliaia di persone, molte delle quali insiders che desiderano parlare ma sono troppo spaventate dal farlo pubblicamente, e dopo aver letto intere librerie di documenti, posso dirvi che non è una serie casuale di eventi a dare sempre più vita a questa dittatura globale. È tutto coordinato e da molto tempo. So then comes the question,
Nasce spontanea la domanda: quale forza e quali persone stanno dietro a questa serie di eventi che stanno trasformando il mondo nella visione orwelliana? È molto appropriato che vi parli di questo davanti a Buckingham Palace, la casa della regina d'Inghilterra, della famiglia Windsor. Quando svolgi delle ricerche, ed è molto faticoso e prende un lungo tempo, quello che trovi è che una serie di linee di sangue, di famiglie legate tra di loro, risalenti ai tempi antichi, a Babilonia, a Roma, all'Egitto, si è mossa attraverso la storia e ancora oggi si trova nella posizione di dominare il mondo. Controllano la finanza, il business, la politica, la religione e grazie alla computerizzazione ed altri avanzamenti tecnologici si trovano in un'era in cui possono imporre il loro stato globale centralizzato che da tanto hanno auspicato. Più avanti entrerò nel dettaglio di quali siano queste linee di sangue, perché proprio queste, ma per ora è abbastanza dire che si tratta delle élite reali che dominavano il mondo antico. Basandosi su che cosa? Sulle linee di sangue. Dicevano di avere il diritto divino di dominare a causa del loro materiale genetico, del loro DNA. Si tratta di questo. E se lo trovate strano, allora date un'occhiata qua dietro, alle mie spalle. Siamo nei primi anni del XXI secolo e la regina d'Inghilterra è ancora capo di Stato solo per la sua discendenza. Fosse stata un'altra persona, avrebbe potuto pulire il trono, non sedercisi sopra. Ecco quanto è ridicola la situazione. Questo è quello che si trova attraverso la storia. Alcune linee di sangue, sotto nomi diversi, la linea di sangue è importante, non necessariamente il nome, si sono trovate manipolate in posizioni di potere sulle persone. Si può facilmente rintracciare questo a Babilonia, anche se va molto più indietro. Si possono seguire queste dinastie da Babilonia a Roma, dove hanno gestito l'impero romano. Col passare del tempo e del declino dell'impero romano, si spostarono poi nel nord dell'Europa ed in Gran Bretagna, diventando l'impero inglese ed altri imperi europei. Si diceva che l'impero inglese era così vasto che il sole non calava mai su di esso. Vero. E quello che è successo è che tramite questi imperi, l'inglese in particolare, il francese, queste dinastie furono esportate nelle colonie, l'America, l'Africa, l'Asia, l'Australia. Quello che poi successe è che si iniziò ad avere quello che appariva essere indipendenza per queste colonie. Ma quello che è veramente accaduto è che l'indipendenza rimase solo sulla superficie. Anche se sembrava che il potere fosse andato alle popolazioni delle colonie, le dinastie rimasero nelle colonie e con loro le società segrete tramite cui esse si manipolano in posizioni di potere. E così oggi abbiamo queste dinastie in controllo dell'Africa, dell'America e così via. Ed è per questo che quando si fanno ricerche genealogiche si scopre che i presidenti americani, da George Washington a George W. Bush, sono geneticamente legati, tanto quanto accade in Europa con le famiglie reali ufficiali. Ancora, si trovano fortissimi legami tra la famiglia Bush e quella Windsor. Quindi quello che si ha è una tribù di famiglie che si incrociano tra loro, i Bush e gli Windsor, di sicuro, ed altre come i Rockefeller, i Rothschilds, eccetera, che manipolano se stesse o i propri agenti in posizioni di potere della nostra vita. E sono loro che controllano questo network di società segrete che si fa chiamare gli Illuminati.
Illuminati da conoscenze del mondo, che la gente non saprà mai. Sono i responsabili di questi eventi globali, dell'11 settembre e dei cambiamenti nella società di oggi che stanno creando la dittatura orwelliana. On some occasions has absolutely been full of literally hundreds of thousands of people right down the mile to Trafalgar Square while they just sit there and wave, you know, and it's pathetic. People in the 21st century, they're still, when they go into the room to the Queen or any of these people, they have to back out of the room. They can't turn their back on the Queen. Do they still have to do that? Oh, goodness me, yes. I mean, it's pathetic. Would they get in trouble if they turn around? Yeah, they lose their job if they don't stick to the protocol and the ritual and program to do. And they pay them a pittance as well. They pay them out any money. Oh, you ought to be glad working with the Queen. What about those? They look quite Babylonian. They do, don't they? Babylon. Quella è la fenice, che nasce dalle proprie ceneri nei miti egiziani. Simboleggia il sole. Questo simbolo si trova in varie forme in questi edifici di potere. Viene dal culto del sole. Puoi vedere scritto Australia lassù, ed i nomi di altri stati qua intorno. Si tratta del Commonwealth, l'eco di quello che era l'impero inglese, ma è solo una cosa di superficie. Dietro le quinte Londra, non il governo di Tony Blair, ma il network di società segrete, è fortemente centralizzato qui a Londra, Parigi e la Germania anche. Ma Londra è un centro nevralgico. Così, da dietro le quinte, l'impero inglese non è mai finito. Perché era l'impero degli Illuminati, proprio come quello di Babilonia, di Roma. Quindi il Commonwealth è qualcosa di britannico, se vogliamo, ma è solo un velo, dietro cui la manipolazione vera accade e di cui la gente non ne sa niente. E questo è uno dei centri più importanti al mondo per il controllo. Uno dei modi più grandi in cui gli Illuminati controllano le società mondiali è tramite la finanza, quello che chiamiamo soldi. E voglio enfatizzare quello che chiamiamo soldi, perché infatti non esistono i soldi. Si tratta solamente di una creazione della nostra immaginazione. Dietro di me c'è la Banca d'Inghilterra, uno dei maggiori centri del sistema bancario internazionale, che lavora assieme per controllare la società mondiale, assieme al resto del network finanziario. E in questo momento stanno uscendo dalle metropolitane migliaia di persone che procedono in modo robotico verso questi centri di controllo finanziario. La banca qui, gli altri edifici là legati alla finanza, i giganti assicurativi e tutto il resto. E naturalmente, hanno molto da qui, la borsa inglese, che proprio come Wall Street e tutte le altre, è come Las Vegas. Quando vedo questi reporter che trasmettono da davanti alla Banca d'Inghilterra o la borsa, è come se lo facessero dal tavolo del blackjack. E sta passando un qualche servizio d'emergenza qui, e veramente servirebbe un servizio d'emergenza per mostrare il modo in cui siamo presi per i fondelli tramite questo sistema. La cosa più ironica è che la manipolazione tramite le banche o le borse, che stabiliscono i prezzi più comodi, causando morte e distruzione in tutto il mondo, è basata su una cosa chiamata soldi. It's done by manipulating this thing called money.
Ma che cosa sono i soldi? I soldi non sono niente altro che figure su di uno schermo. Quando entri in una banca, e mi riferisco ad una persona, una compagnia, un governo, che bizzarramente prende i propri soldi in prestito dalle banche, pagandoci sugli interessi, o meglio, noi lo facciamo. Quando prendi un prestito, cosa fa la banca? Muove forse dei metalli preziosi da qualche parte? No. Stampa forse banconote o conia delle monete? No. Quello che fa è semplicemente di scrivere sul proprio computer la cifra che ti dà. Mettiamo 50.000 sterline. Dal momento in cui 50.000 sul suo conto, signore, inizia a pagare i loro interessi su soldi che non sono mai, né saranno mai, esistenti. Bizzarro? Più che bizzarro, perché le persone vivono in miseria, in povertà, nella fame, perché non hanno abbastanza di questa cosa che chiamiamo soldi e che in realtà non esiste. Sono nei debiti fino al collo per soldi che non esistono. Come è potuto succedere? Siccome gli Illuminati controllano le banche e la politica, sono state passate leggi che consentono alla banca di prestare minimo, e mio Dio, è solo il minimo, 10 volte tanto quello che hanno in deposito. Si chiama prestito su riserva frazionale. Se tutti andassero contemporaneamente in banca a chiedere indietro i propri soldi, chiuderebbero la baracca in mezz'ora perché non li hanno. Non esistono. Questo significa che ogni volta che metti sul tuo conto un dollaro, una sterlina, un euro, stai dando a quella banca il diritto di prestare 10 volte tanto in base a quella cifra. Questo significa che il mondo, in termini di compagnie, governi, eccetera, è incastrato dai debiti su qualcosa che non esiste. Ed è la manipolazione di questo sistema che è così fondamentale nel controllo globale. E questa è la ragione per tenere il modo in cui funziona così poco in luce. Ora, qui abbiamo un esempio classico del modo in cui manipolano gli eventi globali. Questo è un memoriale per le persone morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è stato messo qui dalla Banca d'Inghilterra, laggiù. Oh, che cosa carina! Alla banca frega qualcosa di chi è morto nella Seconda Guerra Mondiale. Ma è davvero così? Perché la Seconda Guerra Mondiale è stata finanziata in larga scala dalla Banca d'Inghilterra. Questo è quello che accade dietro le quinte, dietro al film che ci vogliono dare a bere. C'è stato un governatore della Banca d'Inghilterra, chiamato Montague Norman, che era un amico molto intimo del governatore della Banca Centrale tedesca. Insieme finanziarono la macchina bellica di Hitler, la sua ascesa al potere e le circostanze che portarono alla Seconda Guerra Mondiale. Perché la Seconda Guerra Mondiale è stato un meccanismo di problema-reazione-soluzione per cambiare la faccia della società globale. È per questo che si hanno così tante guerre manipolate nel mondo. È perché il paese o i paesi interessati non sono più quelli di prima, dopo il conflitto. Guardate a così tanti esempi, ad esempio l'Iraq. E la gente sarà sorpresa nel sapere che il presidente degli USA attuale, la sua famiglia, fu profondamente invischiata nel finanziamento di Hitler. Il nonno di George W. Prescott Bush era uno dei maggiori responsabili di una società chiamata Union Banking Corporation, che si interfacciava con un impero bancario e metallurgico in Europa, controllato da un uomo chiamato Fritz Thyssen, riconosciuto come uno dei maggiori finanziatori di Hitler. E quello che successe fu che i fondi passarono attraverso la Union Banking Corporation, grazie ai Rockefeller e le compagnie dei Rothschilds americane, fino all'Europa e a Thyssen, che finanziò Hitler.
Infatti, molta gente non sa del fatto che le compagnie a cui Prescott Bush era legato furono chiuse durante la Seconda Guerra Mondiale perché, secondo il Trading with Enemy Act, erano compagnie nazi. Per questo, quando si considera la mentalità dei Bush a quel tempo, si capisce perché la mentalità nazista sia ancora viva in loro. Questo è il modo in cui la manipolazione funziona dietro lo schermo della versione ufficiale degli eventi. Qui davanti c'è un altro esempio interessante di cui vi voglio parlare. Ho già parlato della manipolazione delle borse, quei casinò dove ogni giorno giocano con la vita di miliardi di persone. E questo tipo di manipolazione ha una lunga storia. Quest'uomo a cavallo dietro di me si chiamava Duca di Wellington. Il Duca di Wellington combatté contro Napoleone nella battaglia di Waterloo nel 1815. Il risultato di quella battaglia sarebbe stato determinante per la direzione che avrebbe preso la finanza. Nathan Rothschild, uno dei più importanti personaggi della storia della manipolazione finanziaria, si assicurò di portare a Londra i risultati della battaglia di Waterloo prima che ogni altra persona lo facesse. Ricordate che non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi. Quello che fece però fu di dare il risultato sbagliato, ovvero che Napoleone aveva vinto. La reazione fu di sgomento generale. Non solo questo, iniziò anche a vendere i suoi stock a prezzi stracciati e a quel punto ci fu il panico generale e la borsa cadde precipitosamente. Dopodiché arrivò il vero risultato della battaglia di Waterloo, ovvero che era stata vinta dal Duca di Wellington. Così la borsa tornò su e quello che si scoprì successivamente fu che Nathan Rothschild aveva comprato un mare di stocks a prezzi stracciati, causati da quel panico che egli stesso aveva generato. Quindi, quando al notiziario vediamo che c'è stato un collasso in borsa, non tutti ne risentono, perché se sai in anticipo che questo dovrà accadere, visto che sei tu a causarlo, puoi comprare azioni per qualche cent e poi riportare sul mercato, proprio come con i soldi, che hanno un valore solo perché crediamo che lo abbia, ma in realtà è solo aria cotta e prima o poi, guardando tra le mani una banconota che ha girato mezzo mondo e comprato cose, ci renderemo conto che è falsa e capiremo che improvvisamente quella stessa banconota non vale più niente. Ed è la stessa cosa con il mercato azionario. Il mercato va su e giù. A causa di cosa? La confidenza nel mercato. E che cosa controlla questo? Le informazioni che la gente riceve su quale sarà l'andamento del mercato, quali sono le prospettive di guadagno. E chi controlla l'informazione? Gli Illuminati, che controllano le istituzioni dei media, del business, della finanza, delle banche e della politica. È così che funziona, la mano nascosta che manipola gli eventi. Così noi vediamo il film, ma non chi lo proietta. One of the things the Rothschilds have done from the peak of their official power is to give the impression that they're not powerful anymore. They hide the extent of their power. They don't want people to believe that they are powerful because then the eyes start looking the other way. You give the impression you're not powerful and you can do it without anyone questioning.
Una domanda che molti fanno, giustamente, di fronte all'idea che pochissime persone controllino il mondo, è: com'è possibile? Sembra impossibile. Come può un gruppo di pochi, in confronto alla popolazione umana, controllare tutto il resto della gente? Ma in realtà è molto semplice, fin tanto che hai le strutture giuste. Queste strutture sono piramidi dentro altre piramidi, un po' come le bambole russe, in cui hai una bambola dentro un'altra bambola e così via. E così abbiamo una piramide piccola dentro una piramide più grande ed un'altra più grande ancora, fino ad avere una piramide che comprende tutto il resto. In cima a questa piramide abbiamo queste famiglie, gli Illuminati, che dettano la propria agenda attraverso tutte queste strutture, apparentemente non collegate, della nostra vita. Per esempio, quando entrate in una banca, la persona che sta dietro al banco non avrà idea di quello che viene deciso negli uffici alle proprie spalle. La persona nell'ufficio non saprà niente di quello che viene deciso negli uffici superiori, e così via, fino ad avere una piramide all'interno della banca, in cui solo i pochi in cima alla piramide sanno qual è la reale politica della banca stessa. La maggior parte della gente sa a malapena il necessario per svolgere il proprio compito. Non sanno niente di quello che accade realmente. Non tentano di manipolare nessuno. Così una banca viene poi contenuta dentro una piramide più grande, che alla fine diventa il sistema bancario mondiale. E in cima a questo abbiamo queste famiglie, gli Illuminati, che dettano attraverso tutte queste istituzioni l'intero sistema bancario. Si ha la stessa cosa, ad esempio, con le compagnie petrolifere. Ogni compagnia è una piramide che viene contenuta da una piramide più grande, che noi chiamiamo il cartello petrolifero. E chi controlla il cartello controlla tutto il sistema petrolifero mondiale. È lo stesso per le banche, per il cartello farmaceutico, ed è lo stesso per la politica, i partiti politici e i governi, e così in tutte le aree della nostra vita. Non è un caso che il fenomeno che chiamiamo globalizzazione stia avvenendo in ogni area della nostra vita, è perché i pochi in cima alla piramide stanno centralizzando il potere nella politica, nel sistema bancario, nell'apparato militare e tutto ciò che gli è connesso. E questo è il modo in cui lo fanno. Ci sono un paio di tecniche che le persone dovrebbero conoscere, perché una volta che sappiamo come funzionano, il mondo che ci viene venduto dai media non sarà mai più lo stesso. Uno è quello che chiamiamo problema, reazione, soluzione. Parliamo dell'11 settembre, un classico esempio di come funziona. Tu vuoi apportare dei cambiamenti nella società e sai bene di non poter realizzare pubblicamente, altrimenti avresti un'enorme opposizione. Vuoi sempre più sorveglianza, sempre più controllo, vuoi togliere sempre di più la libertà alla gente, vuoi sempre più accesso agli affari della gente, vuoi una popolazione microchippata e tutto il resto. E sai che se te ne uscissi dalla Casa Bianca o Downing Street dicendo «Ok, questo è quello che abbiamo deciso di fare», avresti l'opposizione della gente. Allora non operi pubblicamente. Allora ti giochi la carta del problema, reazione, soluzione. Funziona così. Fase 1, crei il problema. Potrebbe essere un attentato terroristico come l'11 settembre, un collasso delle banche, di una nazione, una guerra. Crei minuziosamente il problema, ma alla gente dai una storia completamente differente delle cose. Dici alle persone che la causa non sei tu, ma qualcun altro. Ad esempio, quando è stato ucciso Kennedy, si è data la colpa a Lee Harvey Oswald. Quando hai causato l'11 settembre, accusi Osama Bin Laden. Dai la colpa a qualcun altro, così la gente guarda nella direzione sbagliata. Cerchi di arrivare al secondo livello, la reazione della gente. Dici alla gente, attraverso un sistema di media che non pone più la minima domanda e che gli Illuminati controllano, la versione ufficiale di come le cose sono andate. Vuoi che la gente si rivolga a te in lacrime e piena di paura. Qualcosa deve essere fatto. Che vogliono fare al riguardo? A questo punto hai creato il problema e hai ottenuto la reazione desiderata. Dai la soluzione a questo pubblicamente e sono dei cambiamenti di una scala tale che il popolo non accetterebbe mai in una condizione normale, senza il problema che si è creato. Guardiamo all'11 settembre, il problema. Reazione, paura, rabbia. Soluzione, stanno portandoci via sempre più elementi basilari per la nostra libertà, che fanno sì che la visione orwelliana sia avanzata così rapidamente grazie a quel terribile giorno, che non può assolutamente essere un caso. Un'altra tecnica che usano è quella che io chiamo totalitarismo a piccoli passi.
Sai che sei a questo punto e devi andare a quest'altro. E sai che se lo facessi in una sola volta, la gente se ne accorgerebbe, perché il cambiamento sarebbe drastico. Quindi procedi a piccoli passi e presenti ogni passo al pubblico come se non fosse collegato agli altri passi. Così raggiungono il proprio scopo senza che la gente reagisca o chieda qualcosa. Quello che ho appena descritto è l'Unione Europea. È cominciata come un'area di libero scambio. Se quello che abbiamo oggi, che è uno Stato fascista centrale, fosse stato menzionato all'inizio, la gente avrebbe detto: «Ehi, abbiamo appena finito di combattere Hitler contro questo, non ne vogliamo ancora». Quindi non rivelano l'obiettivo. Non preoccupatevi, area di libero scambio è buona per il lavoro. E poi, passo dopo passo, hai uno Stato fascista centrale. Queste sono le tecniche che usano, e quando le vedi, te ne rendi conto, perché ce le infliggono tutti i giorni. Non tutti i paesi europei devono avere un rappresentante degli Illuminati come proprio presidente o primo ministro, anche se quasi tutti lo hanno. Ma non è una cosa necessaria, perché fin quando uno Stato è forzato all'interno di un sistema controllato da pochi, i pochi controllano quel paese tramite il sistema. È molto semplice. Ma una cosa, i Rothschild, Rockefeller, i Windsor, vanno tutti così d'accordo? Non hanno forse differenti opinioni ed agende? Da un punto di vista più ampio, stanno tutti lavorando verso la globalizzazione, ma rispettano tutti una gerarchia tra di loro o combattono tra di sé in qualche modo? È molto semplice. Se tu sei così profondamente ossessionato dal controllo sulle persone, non permetterai mai di dimenticare questa ossessione quando devi affrontare i rapporti con i tuoi complici manipolatori. Quindi, anche se c'è un fine comune, quello della globalizzazione del mondo, gli Illuminati combattono tra loro tutto il tempo per essere il top dei top, perché sono ossessionati anche dal dominio l'uno sull'altro, proprio come sulla popolazione umana. Quindi è vero che c'è una guerra interna, ma si arriva poi ad un livello al di sopra di chiunque che si possa nominare, perché non si mostra mai, che quando i conflitti interni diventano un problema per la riuscita del piano finale, fa sbattere le teste insieme e dire: ok, è così che sarà fatto. Quindi è vero che ci sono forti scontri, ma la cima della piramide non lascerà che la gente soffra come risultato di guerre tra famiglie e cose simili. Quello che stiamo guardando è una piramide di paura in cui non c'è solo un impaurire la gente e fargli fare quello che gli Illuminati vogliono. Questo sistema si applica anche ai vari livelli degli Illuminati. Ogni livello è terrificato dall'idea di che cosa possa fare il livello superiore se non venisse fatto quello che gli viene detto. È tutto basato sulla paura, e quando scendiamo al di sotto degli Illuminati, vediamo che stanno cercando di spaventarci nel reagire come essi desiderano. La guerra al terrorismo riguarda questo: spaventali a morte, i terroristi vi prenderanno, e così la gente accetterà che la propria libertà venga soppressa per essere protetti dai terroristi, quando invece i veri terroristi sono quelli che dicono di volerci proteggere. Stiamo andando a quella che è conosciuta come la loggia madre della framassoneria, creata nel XVIII secolo. È stata una delle istituzioni che ha portato la framassoneria negli Stati Uniti. La framassoneria e tutte le altre società segrete correlate ad essa hanno da allora in poi controllato gli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti sono veramente controllati dall'Europa, che è il centro nevralgico degli Illuminati nel corso di tutta la storia. L'America e tutte le altre ex colonie inglesi credono di essere indipendenti, perché ogni qualche anno hanno il diritto di fare una crocetta su una scheda elettorale, ma in realtà il controllo della mano nascosta, non è affatto americano.
Che genere di reazione c'è stata in Inghilterra all'invasione dell'Iraq? Una grandissima opposizione. Queste strade hanno visto sfilare più di 1 milione di persone. Vedi? Il livello di potere che hanno raggiunto è così elevato che ormai non hanno più bisogno di giustificare le proprie azioni. Viene da pensare che dopo aver invaso l'Iraq sulla base di prove false riguardo alle armi di distruzione di massa, tutti sapevamo che si trattava di menzogne, viene da pensare che forse dopo questo avrebbero tenuto giù la testa dicendo non riusciremo a passare la liscia ancora una volta. Invece cosa stanno facendo adesso? Stanno dicendo che l'Iran sta sviluppando armi di distruzione di massa e che vanno fermate. Nel settembre 2000 è stato pubblicato un documento chiamato Project for the New American Century, che comprendeva una lista di paesi che si sarebbe dovuto invadere. Tutto quello che le amministrazioni Bush, Blair stanno facendo è di seguire questo protocollo. Iraq era il primo della lista, l'Iran entrava in questa lista, la Siria entrava in questa lista e la Nord Corea entrava in questa lista. Una delle persone che sono coinvolte in questo progetto per il nuovo secolo americano è David Froome, lo stesso David Froome che ha scritto il discorso di George W. Bush quando ha parlato dell'asse del male. Perché proprio quei paesi? Si tratta solo di petrolio o c'è qualcos'altro dietro? No, non solo per il petrolio. Si sono scelti quei paesi per posizione strategica, vedi? Lo scopo finale è quello di far scoppiare una guerra con la Cina. Perché dovrebbero desiderare questo? La Cina non è forse controllata dalle stesse forze occulte? È molto semplice. Non dobbiamo perdere di vista qual è il loro scopo finale, ovvero uno Stato globale con tanto di banca centrale e valuta elettronica, esercito centrale e popolazione dotata di microchip. In altre parole, un superstato fascista globale. Le dittature centralizzate, come quella che si vuole raggiungere, e le superpotenze non possono coesistere. Se qualcuno ha un potere militare ed economico, tale da poter controbattere ad una dittatura globale dicendo «non faremo quello che dici», allora hai bisogno di distruggere le superpotenze. È molto ironico vedere come, mentre utilizzano l'America in questa corsa alla conquista, stanno contemporaneamente distruggendola. Stanno distruggendo l'America militarmente e finanziariamente. L'economia americana è in uno stato terribile. Hanno il più alto debito pubblico del mondo, vero? È proprio così che si vuole uno Stato. E siccome non si può avere uno Stato globale e delle superpotenze, allora sarà necessario distruggerle. L'idea è quella di far scoppiare una guerra fra Stati Uniti e Cina, perché si possano distruggere l'un l'altro. Allora questo sarà il problema a cui porre un rimedio. Ed il rimedio sarà uno Stato globale che faccia sì che una cosa simile non succeda mai più. È talmente chiaro. È quindi probabile che un domani l'America venga vista dagli altri stati come uno dei cattivi? L'America verrà messa in ginocchio, in termini di potere, viene solamente usata. Ma questo non è il punto. Degli insiders, già anni prima che se ne parlasse, mi confidarono che un conflitto con la Cina era il loro scopo. Nei documenti prodotti dal progetto per il nuovo secolo americano, così tenacemente seguito da Bush e compagni, si parla anche della partecipazione americana nella democratizzazione della Cina. Riesci a immaginarti che cosa può significare questo? Perché adesso si parla di Corea del Nord? Guarda dove è situata. Confina con la Cina, uno stato a cui è fortemente legata. La questione della Corea del Nord servirà solamente ad innestare i germi di un conflitto più grande. Se guardiamo i documenti che esistono su tutto questo, allora le notizie che vengono dal mondo non ci sorprendono più. Stanno semplicemente seguendo la lista e l'Iran è il prossimo. This
Le famiglie degli Illuminati hanno manipolato attraverso la storia, tramite un network di società segrete. E si tratta di un network. Non è solo questa società segreta o quell'altra. È un vero e proprio network di società segrete che lavorano in diverse aree e sotto fronti differenti. E tutte fanno avanzare l'agenda di queste famiglie di Illuminati, ovvero la globalizzazione. Dietro di me c'è la loggia madre della Framassoneria, creata ufficialmente nel 1717. È responsabile dell'introduzione della massoneria in quelli che poi divennero gli Stati Uniti d'America. Tutte le società del rito scozzese della massoneria o quello di York, hanno successivamente controllato gli Stati Uniti da quel momento in avanti. Infatti gli Stati Uniti sono in realtà controllati dall'Europa, perché l'Europa è l'epicentro operativo degli Illuminati. Ora, Framassoneria è solo un nome di un ramo di questo network di società segrete che esiste sin dal mondo antico. Ho già parlato delle famiglie di origine babilonese e non sorprende che anche le società segrete a loro collegate esistono sin da Babilonia ed oltre. Ma se iniziamo a vederle da Babilonia, vediamo che i miti e la simbologia che hanno le società segrete e le famiglie degli Illuminati che le controllano sono gli stessi di allora. Ad esempio, a Babilonia avevano una divinità femminile chiamata Regina Semiramide. Semiramide è anche il prototipo di Iside in Egitto, la madre vergine del dio Horus. Semiramide a Babilonia era la madre vergine di Tammuz, era anche conosciuta come la Regina dei Cieli, la Vergine Madre. Successivamente tutti questi attributi furono dati a Maria, madre di Gesù, nel mito di Cristo. Un altro modo con cui chiamavano Semiramide a Babilonia era la Grande Regina. Non è un caso quindi che la loggia madre della Framassoneria sia stata costruita proprio a Great Queen Street. Non è un caso, perché gli Illuminati e le società segrete che controllano sono ossessionati dalla simbologia. E la Regina Semiramide è fortemente presente anche nella simbologia della società moderna, in rappresentazione della libertà, quando invece queste società lottano proprio per la distruzione della libertà. Si può notare come uno dei simboli più ricorrenti nella simbologia massonica siano le colonne gemelle, le torri gemelle, molto ricorrente nella simbologia illuminata. E sono così ossessionati dalla simbologia che non è assolutamente un caso che siano state distrutte le torri gemelle. Usano la simbologia ogni volta, ne sono ossessionati. Ora, quello che si ha con la massoneria è una suddivisione in vari livelli, proprio come accade per le altre società segrete, e la maggior parte dei massoni non manipola coscientemente il mondo verso uno stato fascista globale. Sono i pochi che agiscono attraverso queste società segrete a farlo. Usano un sacco di scale nella simbologia massonica e se guardi al modo in cui è fatto il DNA è come una scala. E perché usano questo simbolo? Quello che un framassone mi ha detto è che simboleggia il DNA. E che cos'è il DNA? Linea di sangue. Il DNA non solo stabilisce il tipo di aspetto che una persona ha, ma anche il suo retaggio emozionale e mentale. Un sacco di simboli che trovi nella massoneria sono presenti anche in altre società segrete, perché le più influenti società segrete sono alla fine un'unica società segreta sotto vari nomi. E trovi molti dei loro simboli nel satanismo, il che non è una sorpresa, visti i rituali e il sacrificio umano a Babilonia, e che ancora accade ai giorni nostri.
Ce n'è un sacco che stanno entrando. Guarda le dimensioni di questa cosa. Fino laggiù. Perché diavolo vogliono essere membri di una società segreta? Perché siamo in una situazione in cui i giudici che prendono decisioni sulle vite degli altri, capi dell'arma, politici, gente della professione medica, avvocati, sono membri di società segrete di cui non è dato sapere l'agenda, né il background? Perché abbiamo membri di società segrete come dirigenti della nostra società? Perché i loro fini sono in favore della società segreta stessa e non per il resto del mondo. About this skulls and bones here. Oh yes, the skull and bones is a symbol that the Knights Templar were accused of witchcraft in the time they were purged in 1307 and were one of the most famous secret societies. Perhaps the most famous in America was called the Skull and Bones Society. Funded a number of things. There's they do some
charity work. They also funded Masonic hospitals for Masons, other institutions for Masons' children and stuff. So where are we going now? From Port Cathedral, it's just one stop on the tube. And what did they do in there? What, why is it important? Well, from Port Cathedral, they do what they do in all churches, they lie to the people. Questa è la cattedrale di San Paolo, uno degli edifici religiosi più famosi del mondo. Qui quello che era Babilonia continua, perché quando le famiglie degli Illuminati si spostarono da Babilonia a Roma e successivamente con l'impero inglese e poi negli Stati Uniti, portarono con sé la religione babilonese. Infatti, quando si spostarono da Babilonia a Roma, portarono con sé la Chiesa di Babilonia, chiamandola la Chiesa di Roma. Infatti, i simboli, le credenze e perfino i giorni sacri a Babilonia sono riflessi nella Chiesa di Roma. Per esempio, a Babilonia avevano una trinità formata da Nimrod il padre, Tammuz il figlio, e dicevano che Nimrod e Tammuz erano uno, ed il terzo elemento della trinità era Semiramide. Così, quando la chiesa di Babilonia si spostò a Roma, Nimrod, Tammuz e Semiramide diventarono padre, figlio e Spirito Santo. E la storia di Gesù è la storia tramandata da millenni del ciclo solare. È infatti per questo che a Gesù, simbolo del sole e non una reale persona, venne dato il 25 dicembre come giorno di nascita. Gli antichi consideravano il solstizio d'inverno, 21-22 dicembre secondo il nostro calendario, il momento in cui il sole simbolicamente moriva, ovvero aveva raggiunto il livello di minore influenza nell'emisfero nord. Tre giorni dopo, in quello che è diventato il nostro Natale, si diceva che il sole nasceva o nasceva ancora, ovvero cominciava il suo cammino verso la vetta del proprio potere durante il solstizio d'estate. Ed inoltre simboleggiavano il sole come una persona. È stato così per migliaia di anni prima di Cristo, per una lunga serie di divinità: Tammuz a Babilonia, Mitra, Gesù, la stessa storia sotto diversi nomi, di cui Gesù è solo uno. Ma quello che hanno fatto gli Illuminati, coscienti di che grande forma di controllo è la religione, è dire alla gente di prendere queste storie in modo letterale. C'è stato un vero Gesù, una vera morte sulla croce e una resurrezione. E questo è fatto attraverso la manipolazione della paura. Quale sia il credo, cristiano, islamico, ebraico, dovrai credere a quello che ti viene detto, e ci saranno conseguenze per te se non lo farai. In alcune religioni le conseguenze sono fisiche, come la morte. In altre religioni le conseguenze sono quelle che avrai dopo la morte se non farai quello che l'uomo col vestito o la tunica di fronte a te ti dice di fare. Dietro alla religione ci sono sempre stati gli Illuminati. Ed ancora, date bene un'occhiata, notate il tema architettonico comune. Questa potrebbe essere l'antica Grecia o Roma. Guardate a Washington DC e troverete lo stesso tipo di architettura. Washington DC, you'll find the same architecture there too. It's no accident.
Questi luoghi religiosi venivano costruiti così grandi per far sentire le persone piccole piccole di fronte alla loro potenza. E col declino del potere religioso e con l'incrementare del potere economico finanziario, guardate alle dimensioni delle banche, vaste, sempre per sminuire le persone di fronte al loro potere. La religione è stata la più grande forma di controllo sulle menti delle persone mai inventata ed ancora ha un grandissimo potere e non è fatta per portarci in paradiso, ma per imprigionarci in una cella di mente e corpo. Ok, stiamo entrando. Ci sono un po' di cose che voglio farvi vedere. In realtà ci sono un sacco di cose che voglio farvi vedere, ma non ci lasceranno filmare. È interessante che una cosa comune che si trova nei templi massonici, il pavimento a scacchi bianchi e neri, si trovi anche in così tante cattedrali. Cos'è? Se li fornivano dallo stesso grossista? Gli avevano fatto un buon prezzo? È tutta simbologia. Questa è una loggia, un tempio, non diverso da quelli di tutte le altre società segrete. Guardate, questa è una classica rappresentazione di Gesù con l'aureola attorno alla testa. E anche il modo in cui gli antichi rappresentavano i propri dei solari, migliaia di anni prima del cristianesimo. L'aureola serviva a rappresentare il sole. Ok. Chiaramente, una delle cose che si trovano in tutte le chiese è la croce, la cosiddetta croce cristiana. In realtà la croce è un simbolo religioso usato da moltissimo tempo prima della cristianità. La Chiesa di Roma l'ha fatto suo, proprio come ha fatto suo tutto il resto. Ho delle immagini di rappresentazioni di Semiramide con la croce cristiana, migliaia di anni prima che il cristianesimo fosse mai stato neanche immaginato. Stiamo salendo su, verso la cupola. Sono 530 gradini. Ok, ci siamo quasi. Questa cattedrale è stata disegnata da un uomo chiamato Sir Christopher Wren, che era uno degli appartenenti al network massonico che ricostruì la City of London dopo il grande incendio del XVII secolo. Il tipo di architettura è quello che gli Illuminati hanno portato con sé attraverso i secoli e che usarono successivamente a Washington DC. Ok, siamo arrivati in cima alla cupola. Come ho detto, la religione cristiana è l'antica adorazione del sole. Gesù è solamente un simbolo del sole e non una persona reale. E quando si sa questo, si iniziano a vedere cose che non si erano mai notate prima. Da qui, dalla cupola, il cuore della cattedrale, se guardiamo giù, vediamo la vera divinità di questo tempio. Il sole. Un'altra cosa da ricordare, a Babilonia, nel mito, quando Nimrod moriva, si diceva che sarebbe dovuto diventare il dio del sole Baal. Da quel momento in poi, la regina Semiramide decretò che Nimrod sarebbe stato simboleggiato come una fiamma, la fiamma di una candela, la fiamma di una torcia. Ecco perché uno dei più importanti simboli degli Illuminati è la torcia,
Ed è per questo che ci sono così tante candele nelle chiese cristiane. E Babilonia, di nuovo. Questo è un punto vicino alla cattedrale di St. Paul, ovvero la sede della Borsa di Londra. Ed è interessante da un punto di vista simbolico, perché qui abbiamo il controllo finanziario, lassù la cattedrale ed il controllo religioso. E proprio sopra di noi una raffigurazione della fiamma. Nimrod, ma anche Tammuz, perché il padre e il figlio erano uno. E quindi si hanno simbolicamente la finanza e la religione controllate dai seguaci di quella cosa lassù nel cielo, il culto adoratore del sole, il culto degli illuminati. Can we do this again? Oh, you have permission. The tripod's a problem, is it? So if you just hold it like that, it's okay. We don't have permission, eh? Well, no, I didn't think we did. I thought it was a free country. You can't take the stuff to change. So I'm stopping to introduce this gentleman is square. Right. Can't take pictures. No problem. Okay, thanks very much. Very kind. Okay. That's fine. So you've got the stuff. You've got that. So you can edit that in. That's good. Okay. That's Georgie. That's Georgie boy. That's the blood. And over there's a very good one of the Queen. Il quartiere finanziario, la City of London, dove mi trovo, è un esempio meraviglioso di come il controllo oscuro, il controllo che io chiamo della mano nascosta, agisca dietro le quinte, senza che la gente se ne renda conto. Dietro di me c'è la Mansion House, la casa del Lord Mayor, il sindaco dei Lord. Londra, infatti, ha due sindaci, uno per l'intera area urbana di Londra e un altro per la City, in pratica uno scelto dalle società segrete, sempre un massone, di alto grado. Ricordiamoci che da qui, quello che chiamiamo il miglio quadrato, partono le decisioni che ogni giorno influiscono sulla vita di milioni di persone, tutti i giorni. E siccome è manipolato da questo network di società segrete, che è controllato dagli Illuminati, significa che loro fanno le leggi ed il resto del mondo deve vivere secondo queste leggi. Questo in realtà è come uno Stato indipendente, un po' come il Vaticano, ed è più potente del Parlamento e della regina. Quello che stabilisce deve essere svolto, e quello che stabilisce avanza l'agenda degli Illuminati in qualsiasi modo possibile. Ed è questo il vero motivo di quello che accade qui, non il bene della gente. The Mormon Church was created by Freemasons, Joseph Smith, Hiram Smith, and Brigham Young, all of whom were Merovingian bloodline. And that's why the state symbol of Utah has right at the center a beehive, because it represents the Merovingian bloodline, one of the key bloodlines of the Illuminati, and also it represents this, the work of bees, people in general, serving the hive mentality. The queen? The queen, yeah. And the queen is symbolized by Queen Semiramis of Babylon. That's where you see the goddess everywhere. Because, you know, the Illuminati, they have a kind of hive mind.
They're not. They don't have an individual mind like most of us have. You okay? Very good. This one is nice. Quando si parla di società segrete di rilevanza internazionale, questa è la nostra fermata, Temple Station. Si chiama così a causa dei Cavalieri Templari, una delle più importanti società segrete assieme ai Cavalieri di Malta, i Framassoni ed altri. Questa intera area, anche la sede del controllo della legge, non solo qui a Londra ma di importanza globale, era posseduta dai Cavalieri Templari. Ecco perché questo nome, Temple Bar. Questa placchetta spiega come i Cavalieri Templari erano un ordine religioso fondato a Gerusalemme da un gruppo di cavalieri francesi nel 1120 circa. Insieme ai Cavalieri Ospitalieri furono uno dei più importanti ordini militari delle crociate. Ma vennero perseguitati dal re di Francia nel XIV secolo a causa del potere che avevano raggiunto. Avevano un terribile potere finanziario. Questa intera area, dove adesso si trovano le corti di giustizia, era posseduta dai Cavalieri Templari. Il loro quartier generale era vicino a dove si trovava il Tempio di Salomone, a Gerusalemme. Qui dice anche che le altre sedi, come quella di Parigi, vengono chiamate templi. Ecco perché questo nome. Ma andiamo a dare un'occhiata al tipo di potere che hanno tuttora, legale e finanziario, o se veramente l'hanno perso molto tempo fa, come dicono. Questa è Temple Bar e questa qui di fronte, la Royal Court of Justice, anche se giustizia non è un termine appropriato. Quando qualcuno diventa un barrister, viene chiamato al bar, Temple Bar, così chiamato perché, come ho detto, i Templari possedevano questo territorio molto tempo fa, ma ancora lo controllano. In realtà si tratta di una serie di società segrete, l'Inner Temple, il Middle Temple e qui l'entrata dell'Outer Temple. Questi sono i gruppi di cui avvocati, giudici e rappresentanti della legge sono parte. Il pesce lassù, molto probabilmente, rappresenta Nimrod. Infatti questo era un modo di raffigurarlo, ed è per questo che anche Gesù è connesso alla figura del pesce. Pensateci, abbiamo ogni persona di legge, avvocati, barrister, giudici, ma anche esponenti della finanza, del mondo bancario, della politica, ed ancora rappresentanti del mondo militare, dei media, tutti quanti membri di queste società segrete. You have people in the banking profession at the level of control and manipulation, also members of the same secret society. Ora, non vi passa per la mente che forse lavorano tutti per una stessa agenda, per uno stesso scopo? Io credo di sì, e quando entri a far parte di queste società, il tuo lavoro viene diretto verso le necessità della società di cui fai parte, non verso la gente che dovresti servire con lealtà e giustizia. Ed ancora una volta, la mano che tira i fili, la forza che prende le decisioni, è quella degli Illuminati. Ad esempio, quello che i politici fanno quando hanno un problema da risolvere è di chiamare il giudice adatto, con un background nella giusta società segreta, perché prende la decisione che fa politicamente comodo. È tutta una truffa, ed è questa mano nascosta che fa sì che accada.
Qui a Temple Bar abbiamo un altro esempio della simbologia dell'alveare. L'importanza di questo simbolo, come ho detto, è che si collega alla dinastia Merovingia, una delle maggiori famiglie degli Illuminati di cui hanno fatto parte dei re, di quella che ora viene chiamata Francia. Ma l'alveare rappresenta anche il modo in cui gli Illuminati vogliono manipolare l'umanità, nel senso in cui noi siamo le api operaie che servono alla regina, Semiramide ancora, e vogliono ampliare questo fino a renderlo veramente orwelliano. L'interno della banca dei Loi, una delle famiglie più importanti degli Illuminati, è veramente inquietante. Il modo in cui è piastrellato, i colori e soprattutto la simbologia ricordano un qualche tempio babilonese. Quassù, seppur in modo stilizzato, vediamo gli occhi di un gufo. Il gufo l'avevamo già trovato da qualche altra parte. In questa loggetta, costruita attraverso Tivoli Street, dalla Banca d'Inghilterra e dedicata ai cittadini di Londra. È proprio vero, la loro banca è differente. Ed ancora, in altri edifici abbiamo trovato il gufo unito alla torcia. Uno degli altri simboli fondamentali degli Illuminati. Il gufo rappresenta Moloch, un'altra divinità adorata nell'antica Babilonia. Abbiamo trovato il sole che nasce, nuovamente alla Banca d'Inghilterra e negli edifici circostanti, spesso unito ad altre simbologie, come quella del DNA oppure della conchiglia. E poi il pesce. Qui nella Banca dei Lloyd, lo stesso simbolo che abbiamo trovato sopra la porta dell'Outer Temple e nella ex sede della Banca d'Inghilterra. Appena dietro Temple Lane e la Corte di Giustizia c'è un'area di grande importanza per il controllo degli Illuminati a livello globale, un'area conosciuta come Temple Crown. Quando la gente parla della British Crown, la corona inglese, pensa sempre che si tratti della regina o del re del tempo. In realtà questo termine si riferisce a Temple Crown, che è controllato dai Templari. Ed appena entriamo, là, sopra la porta, abbiamo il simbolo dei Cavalieri Templari, la croce rossa su sfondo bianco, un simbolo antico quanto il mondo. North of Fountain Court sits Middle Temple Hall, completed in 1573. It is a striking example of Tudor architecture.
the authors of this book were the beneficiaries of a well-informed guide who took them on a personal tour, which truly made Middle Temple Hall come alive. As you enter the building, see if there is someone willing to do the same for you. The staff seemed truly eager to be of assistance. Middle Temple Hall is generally considered to be the finest Elizabethan hall in all England. It is massive, 101 feet long, 41 feet wide, crowned by a signature double Qui c'è una mappa della zona del Tempio, contiene il Middle Temple e l'Inner Temple, che sono quei gruppi di cui fanno parte i rappresentanti della legge in Gran Bretagna, nelle più importanti corti di giustizia. Questo è il centro di questa zona, la Temple Church. C'è una nota qui che riporta che la Temple Church è costituita da una chiesa a base circolare del 1185. È da così tanto tempo che i templari sono in quest'area. L'edificio è basato su di una chiesa precedente, gotica. Vi è stato aggiunto un largo coro successivamente. Ciao David. Hello. Hello. Have you had permission to film? You need to get permission to film. From who's filming here? Well, it depends where you're filming. Because it's two different inns, you see. Just around here. Inner Temple and Middle Temple. So if you want to film in your own thing, you probably need permission. It says no parking. It doesn't say no videotaping. No. Or is another one? Loads of them. Appena superato Temple Bar, all'entrata della City of London, c'è questa targa che dice che questa era un tempo la sede di una locanda chiamata la Taverna del Diavolo. Molto appropriato. L'emblema della City, il quartiere finanziario e la zona di Temple Bar e di Crown Temple è il drago, un simbolo che appare moltissime volte quando si comincia a fare ricerche sugli illuminati. Tra le zampe tiene la croce rossa su sfondo bianco, il simbolo dei cavalieri templari. Questo ci porta alla parte più bizzarra della nostra storia. E se non riuscite a credere alle vostre orecchie, allora benvenuti nel club, perché anch'io ho reagito così, fino a quando le evidenze non sono venute come una valanga. Nei molti anni in cui ho fatto ricerche sulla manipolazione globale, ho incontrato molte persone, alcune delle quali degli insiders, se volete, che vogliono parlare, ma per varie ragioni non riescono a farlo. Che mi hanno detto che una delle ragioni per cui gli Illuminati sono così ossessionati dall'incrociarsi fra di loro, così ossessionati dalla propria discendenza, dal proprio DNA, è perché non sono umani, nel senso che noi conosciamo.
Se infatti si guarda la Bibbia, ai miti antichi e tradizioni di ogni parte del mondo, si trova sempre una storia ricorrente, senza eccezione. La storia di come la razza umana si unì ad una o più razze non umane migliaia di anni fa, producendo delle linee di sangue ibride che diventarono così le famiglie regnanti dell'antichità. Ecco da cosa proviene il famoso diritto divino a regnare. Che cosa significa veramente tutto questo? Significa che per qualche ragione la tua linea di sangue, il tuo bagaglio genetico DNA, per la concezione moderna, ti dà il diritto di regnare sugli altri, e non sono comunisti. Nella Bibbia si parla dei Nephilim, che si accoppiarono con le figlie dell'uomo, e come ho detto, questa stessa storia si trova in tutte le tradizioni del mondo. Ad esempio in Asia avevano i Nagas, che riuscivano ad assumere sembianze rettiliane ed umane a proprio piacimento, una capacità che successivamente è stata chiamata shapeshifting. Ed ancora in Africa avevano i Chitahuri, si traduce come i figli del serpente o i figli del pitone. È interessante che mentre scoprivo tutte queste vecchie leggende che suggeriscono che gli Illuminati siano in realtà una razza ibrida, rettiliana, mi iniziai a rendere conto che nei centri di maggiore potere degli Illuminati il simbolo prediletto era il dragone. In Cina sono ancora fortemente connessi alla simbologia del drago, in molte parti della loro cultura. Suona veramente strano, e per come siamo abituati a vedere il mondo, suona fantastico e ridicolo. Ma c'è molto di più in questo mondo di quanto siamo portati a credere. Quando si inizia a ricercare il tema dei rettiliani, si iniziano a notare simboli di draghi e rettili che non avevano una chiara spiegazione prima. Ci troviamo qui in un centro di fondamentale controllo degli Illuminati, non solo simbolico, ma letterale. Il punto in cui l'area del tempo che controlla la legge lascia il passo all'area finanziaria che controlla i soldi. E proprio in questo punto c'è un dragone. Ci sono moltissimi simboli che avrebbero potuto essere usati, ma il dragone è quello che hanno scelto. Secondo le mie ricerche non si tratta assolutamente di una coincidenza. Significa che il drago controlla la legge, la finanza e in realtà molto di più ancora. Eccoci qui, me e di mio amico, non nell'antico Egitto, ma nella moderna Londra. Le famiglie degli Illuminati che provengono da Babilonia, dall'antico Egitto, da Roma, si tengono sempre in contatto con il proprio passato. Questo punto di Londra è conosciuto come il Lago di Cleopatra, un obelisco originale egiziano. Ce ne sono altri a Parigi, a New York. Proveniva dalla città del sole e successivamente fu spostato ad Alessandria, la città reale di Cleopatra, ed ecco perché Lago di Cleopatra. Questi simboli non si trovano in questi luoghi semplicemente perché stanno là. Stanno là perché simboleggiano la storia degli Illuminati e i luoghi da cui provengono.
Noterete che tutti i maggiori centri del controllo illuminato, come la City of London o Washington DC, potrebbero essere l'antico Egitto, o Grecia, o Roma. Non è un caso. Gli illuminati si tengono strettamente in contatto col proprio passato. Per molti versi si può dire che ne sono ossessionati. Stanno diventando veramente ossessionati dal controllare non solo mentalmente, ma anche fisicamente la gente. Casomai non ce la facessero nel primo caso, vero? Ci sono più telecamere per cittadino a Londra che in qualsiasi altra parte del mondo. Le mettono ovunque adesso, nelle scuole, per tenere sott'occhio le persone tutti i giorni. Le camere stradali, mio Dio. Fanno milioni di sterline ogni anno per il governo. E non ha niente a che fare con la sicurezza stradale. Si tratta di strozzare la gente, come con le tasse. Ovunque vai a Londra, ti sposti da una telecamera all'altra. Quando sei costantemente sotto sorveglianza, o come stanno facendo adesso, cresci i tuoi figli in questo stato di sorveglianza. Guardate ora questo gran mormorio per microcippare i bambini. Crescerai in un mondo in cui la sorveglianza diventerà una cosa normale. Invece di avere gente che si ribella, un attimo, cos'è tutta questa sorveglianza? Si avranno generazioni in cui tutto questo sarà la norma e nessuna domanda verrà mai più posta. Già tra le generazioni passate che non hanno mai avuto questa esperienza, c'è un'incredibile accettazione di tutta questa sorveglianza e controllo, che ormai aumenta non col passare degli anni, ma dei giorni. La gente semplicemente concede che la propria libertà venga portata via e quando sarà completamente sparita sarà troppo tardi per farci qualcosa. Credi che arriveremo veramente allo stato di essere tutti microchippati? Oh, è chiaro, è quello che vogliono fare, ne ho parlato per anni. E la gente mi rideva in faccia quando dicevo che la popolazione sarebbe stata microchippata. A meno che non alziamo il culo e iniziamo a renderci conto di che cosa sta accadendo. Ed ora siamo in una situazione in cui il microchip è qui. Addirittura il primo microchip che già mostravo nei miei libri anni fa, chiamato il Verichip. Ora stiamo affrontando la situazione in cui, se questa agenda sarà lasciata procedere, i bambini verranno microchippati alla nascita. Sei fiducioso che la gente del mondo si risvegli e faccia qualcosa a riguardo? Alcuni lo faranno. Ormai faccio questo lavoro da anni e c'è sempre di più una presa di coscienza del fatto che quello che sta accadendo è estremamente sinistro. Questa gente vorrebbe fare qualcosa, ma c'è ancora così tanta gente che semplicemente segue la corrente. Ma quante persone? Quanti siamo al mondo? 6 miliardi? Sì, una cosa del genere, sì, ma questa gente continua a seguire come pecore e la vasta maggioranza non ha nessun interesse a sapere queste cose. Si preoccupano del prezzo della birra o di quello che accade nell'ultima telenovela, invece di pensare al fatto che la propria libertà e quella dei propri figli si stanno distruggendo.
Eccoci qui, davanti al Parlamento inglese, uno dei centri di potere politico più importanti del mondo. Naturalmente l'amministrazione Blair è stata il maggiore supporto per quella Bush in questa guerra al terrorismo, che in realtà è guerra alla libertà. Si dice che la politica controlli il mondo. Beh, io credo che si debba fare un balzo indietro e chiedersi chi controlli la politica. Sembra che in queste società, democrazie come le chiamano, abbiamo le elezioni ogni qualche anno e chiunque venga eletto gestisca una dittatura fino a quando abbiamo una nuova falsa e ridicola elezione. Il sistema politico a partiti è di grandissima utilità per gli illuminati, perché significa che in ogni paese ci sono non più di due o tre partiti che ogni volta hanno la possibilità di vincere le elezioni, eleggere il primo ministro o presidente di questo o quel paese. E questo significa che tutto quello che dovrei fare è manovrare questi partiti nello scegliere il candidato migliore per la tua agenda, perché la pensa come te o perché è, in alcuni casi, parte della manipolazione. Così porti alle elezioni due o tre candidati tra cui le persone devono scegliere, tanto per dare l'impressione di libertà. Un ottimo esempio sono state le ultime elezioni americane, in cui in un paese di più di 250 milioni di persone e dove chiunque può diventare presidente, i due candidati alle elezioni, Bush e Kerry, sono entrambi parte di una società segreta che non conta più di 200 iscritti viventi in ogni tempo. Quali sono le possibilità statistiche di questo? Incredibile, ma è successo. E perché è successo? Perché i democratici ed i repubblicani sono manipolati dalla stessa forza e chi arriva alla vetta, come è successo con Blair l'ultima volta, è chi viene scelto dai manovratori dietro le quinte. Se infatti hai i giudici, gli avvocati, i banchieri e i politici più importanti, tutti membri delle stesse società segrete, sei tu a gestire il gioco. E dobbiamo renderci conto che tutta questa facciata democratica di libertà tramite le elezioni è una cosa ridicola, una truffa, per darci l'idea di essere liberi quando siamo controllati. What we need to understand is that this whole idea of freedom through democracy is a scam. La gente, infatti, non si ribella quando pensa di essere libera. E l'idea è quella di farci credere di essere liberi, quando invece, ogni giorno, la libertà viene meno. The idea is to persuade us that we are in free societies when all the time our freedoms are being removed. E quali sono le conseguenze di tutto questo? Adesso vi mostro quali sono le conseguenze. Queste sono le conseguenze per uno dei migliaia di bambini iracheni a causa dell'uranio impoverito, sparato inizialmente nella prima guerra del Golfo e poi nella successiva. Così migliaia di bambini e civili sono morti in una guerra che non c'entra niente con la liberazione dell'Iraq e ha totalmente a che fare con lo svilupparsi dell'agenda degli Illuminati. Un'agenda che prevede il controllo dei pochi sui molti. E se non gli diamo peso e diciamo a noi stessi che non c'è niente che possiamo fare, queste sono le conseguenze per il nostro guardare dall'altra parte. E sempre ci diciamo che non c'è niente da fare, perché cerchiamo una scusa, perché in realtà non abbiamo voglia di smuovere il culo per fare qualcosa. Ma questo è quello che accade quando i molti lasciano che i pochi abbiano il potere. È già accaduto da migliaia di anni e sta diventando sempre più estremo col passare dei giorni. E se non iniziamo ad alzare gli occhi e dirci, ma che cosa sta accadendo? Che cosa posso fare per cambiare le cose? Ci sarà sempre di più di questo. Perché l'agenda, ed è tutto scritto, è per sempre più invasione e sempre più conquista. Toccherà all'Iran dopo l'Iraq e così via. E quali sono le conseguenze per i bambini di altre parti del mondo? C'è chi dice che l'amore sia la risposta. E lo è. Ma l'amore è la risposta se alza le chiappe e la smette di dire «Oh no, ma che devo fare? Sono troppo potenti!» Se qualcuno esce dal Parlamento, metti Blair, o qualcuno esce dalla Casa Bianca e dice «Abbiamo avuto una discussione e questo è quello che faremo!» Come diavolo potrebbero se la massa non dicesse «E che ci possiamo fare?»
La gente in posizione di potere apparente ha questo potere solo perché gli concediamo di averlo. Come potrebbe esserci un'invasione dell'Iraq se nessuno ci andasse? Come dicevano negli anni 60, come ci potrebbe essere una guerra se nessuno andasse in guerra? Non ci potrebbe essere. Pensate forse che Bush o Blair andrebbero a combattere la guerra che dichiarano? Se Bush fosse stato in Iraq, dopo lo sparo del primo proiettile si sarebbe nascosto sotto un letto a Houston prima del secondo. Ma lasciamo che questa gente abbia il potere, quando invece il potere è della gente, ma solo se ce lo prendiamo. Crimes Act, they call it. What are they trying to do to you? Serious Organized Crimes Act. To deal with the gangsters, the mafia, yeah, you know, the mobsters. And I'm the first target. So what's the situation? What's the latest? Well, I'm saying stop killing our kids. And for that, I'm the godfather. Nice country, isn't it? Yeah. Stop killing our kids. Hey, you know the mafia. Hey, pay your dues. Pay me what you owe. That's your child, your wife. Capiche? Yeah, no. Oh, it's not glamorous, is it? It's vile, because they do that, don't they, now and again? It needs to be. Yeah, well, I mean, it's just a dictatorship, I think. And that's what we're doing to our neighbours' kids and wives. We're murdering them. Exactly. How long have you been here now? I've been here now 1,339 days and nights. I've been here too bloody long. How long have these people been suffering? How many years? How long has the world been suffering? 2 o'clock in the morning, soldier boy comes to see me. Is he relieved to get my attention? I'm always talking to somebody, he says. He's been by many times. He's finally got me to himself. 2 o'clock in the morning. Within 30 seconds of him being here, he's in tears on his pavement. They gave me a medal, Brian. Call me a hero. Buckingham Palace, the Queen. Call me a hero. For killing kids. All this about getting the bad ones. You kick down the door in the house. I forgot the hand grenade, didn't I? You kick down the door, the hand grenade goes in the house, 30 rounds into everybody. Everything that's moving, everything that's not moving. Kill, kill, kill. And then afterwards, you look to see what and who you've killed. And it's a man sat at his table, in his own house, having a meal, minding his own business, in his own house, in his own country, liberated, murdered. And it's a child, Brian, and a child, and a child. Do you know we attacked a nation of 50% children that was on its knees? And this soldier boy, 5 GBH, grievous bodily harm, 5 actual bodily harm, in court 5 times since he's been back. He's in tears. He comes to me for counselling. He's apologizing to me, calling himself all the filthy names he was calling me before he went. I tried to stop him going. Anybody who's looked into this knew what a bomb, burn, bugger, beggar, your neighbor. Take away all the fools. Bomb, burn, bugger, beggar, your neighbor. Simple as that, isn't it? That's what we're doing, folks. And it's wicked. And this soldier, I said to him, what about the medics? Can't they help you? They're more screwed up than me, Brian. Do you know 700 so far reported for mental health problems? And this, don't forget, this is the macho culture, the soldier, the man. You can't be crybaby as a soldier, can you? Unless we stand up and say, yes, for peace. We'll always have war, won't we? And who told us that war is inevitable? Who told us that? Well, the people across the road and their life through our history. People don't like things, but then they go and worry about what's on EastEnders or
some other bloody soap instead of saying, well, okay, we don't like it, what are we going to do about it? Because they have this inevitability. Oh, well, it's always going to happen, there's nothing you can do. And you've 1 million dead out of 9 million. Oh, by the way, New York, Hiroshima, the Japanese people called it Ground Zero. Isn't that interesting? Isn't that interesting? Eccoci arrivati alla fine della nostra visita di Londra, o meglio, la visita dei poteri che controllano il mondo. Adesso ci rendiamo conto che il mondo non è solo leggermente differente da quello che ci è stato insegnato. Non è assolutamente come ci hanno detto. E questa agenda, trasportata attraverso i secoli da queste famiglie e dalle loro società segrete, è ormai arrivata al suo capitolo finale, che è uno Stato globale unico, controllato da un governo mondiale, banca ed esercito mondiale, popolazione microchippata ed una valuta elettronica. Se non vogliamo un mondo, o non vogliamo che i nostri figli abbiano un mondo in cui i bambini vengono microchippati alla nascita e collegati ad un computer per il resto della propria vita e manipolati emozionalmente, mentalmente, fisicamente, dobbiamo cominciare ad alzare la testa e renderci conto di cosa sta accadendo e cambiarlo. Siamo ad un bivio. Abbiamo una strada in cui possiamo iniziare ad essere coscienti e cambiare quello che sta accadendo. Questa è la strada in cui possiamo vedere la nostra libertà, non solo sopravvivenza, ma crescita ed espansione, prendendo controllo della nostra vita. Oppure possiamo lasciare queste persone al potere, lasciando che le cose vadano come stanno andando. Questa strada ci porta ad una versione globale di quello che era la Germania nazista. Abbiamo una scelta da fare, ed è ora il tempo giusto per farla. Del loro DNA. Si tratta di questo. E se lo trovate strano, allora date un'occhiata qua dietro, alle mie spalle. Siamo nei primi anni del XXI secolo e la regina d'Inghilterra è ancora capo di Stato solo per la sua discendenza. Fosse stata un'altra persona, avrebbe potuto pulire il trono, non sedercisi sopra. Ecco quanto è ridicola la situazione. Questo è quello che si trova attraverso la storia. Alcune linee di sangue, sotto nomi diversi. La linea di sangue è importante, non necessariamente il nome. Si sono trovate manipolate in posizioni di potere sulle persone. Si può facilmente rintracciare questo a Babilonia, anche se va molto più indietro. Si possono seguire queste dinastie da Babilonia a Roma, dove hanno gestito l'impero romano. Col passare del tempo e del declino dell'impero romano, si spostarono poi nel nord dell'Europa ed in Gran Bretagna, diventando l'impero inglese ed altri imperi europei. Si diceva che l'impero inglese era così vasto che il sole non calava mai su di esso. Vero. E quello che è successo è che tramite questi imperi, l'inglese in particolare, il francese, queste dinastie furono esportate nelle colonie, l'America, l'Africa, l'Asia, l'Australia. Quello che poi successe è che si iniziò ad avere quello che appariva essere indipendenza per queste colonie. Ma quello che è veramente accaduto è che l'indipendenza rimase solo sulla superficie. Anche se sembrava che il potere fosse andato alle popolazioni delle colonie, le dinastie rimasero nelle colonie e con loro le società segrete tramite cui esse si manipolano in posizioni di potere. E così oggi abbiamo queste dinastie in controllo dell'Africa, dell'America e così via. Ed è per questo che quando si fanno ricerche genealogiche si scopre che i presidenti americani, da George Washington a George W. Bush,
sono geneticamente legati tanto quanto accade in Europa con le famiglie reali ufficiali. Ancora, si trovano fortissimi legami tra la famiglia Bush e quella Windsor. Quindi quello che si ha è una tribù di famiglie che si incrociano tra loro, i Bush e gli Windsor, di sicuro, ed altre come i Rockefeller, i Rothschilds, eccetera, che manipolano se stesse o i propri agenti in posizioni di potere della nostra vita. E sono loro che controllano questo network di società segrete che si fa chiamare gli Illuminati. Illuminati da conoscenze del mondo che la gente non saprà mai. Sono i responsabili di questi eventi globali, dell'11 settembre e dei cambiamenti nella società di oggi che stanno creando la dittatura orwelliana. I mean, this place on some occasions has absolutely been full of literally hundreds of thousands of people right down the mile to Trafalgar Square while they just sit there and wave, you know. I mean, it's pathetic. People in the 21st century, they're still, when they go into the room to the Queen or any of these people, they have to back out of the room. They can't turn their back on the Queen. Do they still have to do that? Oh, goodness me, yes. I mean, it's pathetic. You know. Could they get in trouble if they turn around? Yeah, they lose their job if they don't stick to the protocol and the ritual and the program to do. And they pay them a pittance as well. They pay them out any money. Oh, you ought to be glad working with the Queen. What about those? They look quite Babylonian. They do, don't they? Probably love that. Look at that. Look, Quella è la Fenice, che nasce dalle proprie ceneri nei miti egiziani. Simboleggia il sole. Questo simbolo si trova in varie forme in questi edifici di potere. Viene dal culto del sole. Puoi vedere scritto Australia lassù e i nomi di altri stati qua intorno. Si tratta del Commonwealth, l'eco di quello che era l'impero inglese, ma è solo una cosa di superficie. Dietro le quinte Londra, non il governo di Tony Blair, ma il network di società segrete, è fortemente centralizzato qui a Londra, Parigi e la Germania anche. Ma Londra è un centro nevralgico. Così, da dietro le quinte, l'impero inglese non è mai finito. Perché era l'impero degli Illuminati, proprio come quello di Babilonia, di Roma. Quindi il Commonwealth è qualcosa di britannico, se vogliamo, ma è solo un velo, dietro cui la manipolazione vera accade e di cui la gente non ne sa niente. E questo è uno dei centri più importanti al mondo per il controllo. Uno dei modi più grandi in cui gli Illuminati controllano le società mondiali è tramite la finanza, quello che chiamiamo soldi. E voglio enfatizzare quello che chiamiamo soldi, perché infatti non esistono i soldi. Si tratta solamente di una creazione della nostra immaginazione. Dietro di me c'è la Banca d'Inghilterra, uno dei maggiori centri del sistema bancario internazionale, sta portando sempre di più velocemente allo stato globale orwelliano. La versione globale della Germania nazista, in cui avremo un governo globale che prenderà tutte le decisioni più importanti nel mondo, una banca globale che controllerà la finanza internazionale, una moneta internazionale che non sarà stampata, ma elettronica, e per cui ci sono delle forti implicazioni per quanto riguarda la libertà personale.
un esercito mondiale che imporrà il volere di questo governo mondiale ed una popolazione microchippata, connessa ad un computer globale. Questo è il disegno finale e ci stiamo dirigendo in questa direzione e vi posso dire che dopo aver ricercato su questo soggetto e tutti quelli correlati ad esso full time dal 1991, dopo aver viaggiato in più di 40 paesi in ricerca della verità, dopo aver parlato a migliaia di persone, molte delle quali insiders che desiderano parlare ma sono troppo spaventate dal farlo pubblicamente, e dopo aver letto intere librerie di documenti, posso dirvi che non è una serie casuale di eventi a dare sempre più vita a questa dittatura globale. È tutto coordinato e da molto tempo. So then comes the question, what force, what people are behind this? Nasce spontanea la domanda: quale forza e quali persone stanno dietro a questa serie di eventi che stanno trasformando il mondo nella visione orwelliana? È molto appropriato che vi parli di questo davanti a Buckingham Palace, la casa della regina d'Inghilterra, della famiglia Windsor. Quando svolgi delle ricerche, ed è molto faticoso e prende un lungo tempo, quello che trovi è che una serie di linee di sangue, di famiglie legate tra di loro, risalenti ai tempi antichi, a Babilonia, a Roma, all'Egitto, si è mossa attraverso la storia e ancora oggi si trova nella posizione di dominare il mondo. Controllano la finanza, il business, la politica, la religione, e grazie alla computerizzazione ed altri avanzamenti tecnologici si trovano in un'era in cui possono imporre il loro stato globale centralizzato che da tanto hanno auspicato. Più avanti entrerò nel dettaglio di quali siano queste linee di sangue, perché proprio queste, ma per ora è abbastanza dire che si tratta delle élite reali che dominavano il mondo antico. Basandosi su che cosa? Sulle linee di sangue. Dicevano di avere il diritto divino di dominare a causa del loro materiale genetico, che lavora assieme per controllare la società mondiale, assieme al resto del network finanziario. E in questo momento stanno uscendo dalle metropolitane migliaia di persone che procedono in modo robotico verso questi centri di controllo finanziario. La banca qui, gli altri edifici là legati alla finanza, i giganti assicurativi e tutto il resto. E naturalmente, hanno molto da qui, la borsa inglese, che proprio come Wall Street e tutte le altre, è come Las Vegas. Quando vedo questi reporter che trasmettono da davanti alla Banca d'Inghilterra o la borsa, è come se lo facessero dal tavolo del blackjack. E sta passando un qualche servizio di emergenza qui, veramente servirebbe un servizio di emergenza per mostrare il modo in cui siamo presi per i fondelli tramite questo sistema. La cosa più ironica è che la manipolazione tramite le banche o le borse, che stabiliscono i prezzi più comodi causando morte e distruzione in tutto il mondo, è basata su una cosa chiamata soldi. Ma che cosa sono i soldi? I soldi non sono niente altro che figure su di uno schermo. Quando entri in una banca, e mi riferisco ad una persona, una compagnia, un governo che bizzarramente prende i propri soldi in prestito dalle banche, pagandoci sugli interessi, o meglio, noi lo facciamo. Quando prendi un prestito, cosa fa la banca? Muove forse dei metalli preziosi da qualche parte? No. Stampa forse banconote o conia delle monete? No. Quello che fa è semplicemente di scrivere sul proprio computer la cifra che ti dà. Mettiamo 50.000 sterline. Dal momento in cui 50.000 sul suo conto, signore, inizia a pagare i loro interessi su soldi che non sono mai, né saranno mai, esistenti.
Bizzarro? Più che bizzarro. Perché le persone vivono in miseria, in povertà, nella fame, perché non hanno abbastanza di questa cosa che chiamiamo soldi e che in realtà non esiste. Sono nei debiti fino al collo, per soldi che non esistono. Come è potuto succedere? Siccome gli Illuminati controllano le banche e la politica, sono state passate leggi che consentono alla banca di prestare minimo, e mio Dio, è solo il minimo, minimo 10 volte tanto quello che hanno in deposito. Si chiama prestito su riserva frazionale. Se tutti andassero contemporaneamente in banca a chiedere indietro i propri soldi, chiuderebbero la baracca in mezz'ora perché non li hanno. Non esistono. Questo significa che ogni volta che metti sul tuo conto un dollaro, una sterlina, un euro, stai dando a quella banca il diritto di prestare 10 volte tanto in base a quella cifra. Questo significa che il mondo, in termini di compagnie, governi, eccetera, è incastrato dai debiti su qualcosa che non esiste. Benvenuti in questo freddo e ventoso mattino inglese a quello che per molti versi è il cuore del drago. Quelli di voi che non lo sanno, la City of London non è la grande area urbana che chiamiamo Londra. È solo una piccola sezione nel pieno centro di Londra ed ospita quello che è il centro finanziario più potente ed influente del pianeta. Ed ha causato disastri e morte nel mondo da lungo tempo. Viviamo dei tempi strani che ci pongono molte sfide. Per alcune persone tempi spaventosi. Sempre di più vediamo l'emergere di una dittatura fascista globale, non più col passare degli anni, ma delle settimane e dei giorni, come Orwell aveva predetto nel libro 1984. Se avesse chiamato il suo libro 2004-2005 ed oltre, avrebbe dato una fedele immagine di quello che sta succedendo. Possiamo guardare alle guerre in Iraq e Afghanistan, possiamo guardare all'11 settembre, e tra le cose non è stato organizzato da un personaggio diabolico in una caverna chiamato Bin Laden. Possiamo guardare a queste cose e vederle quasi come eventi casuali. Possiamo vedere la sempre maggiore sorveglianza e controllo delle nostre vite e sempre di più l'emergere di quello che ho predetto ormai da anni, una popolazione dotata di microchip. Possiamo vedere tutte queste cose e dirci, sì, ma non sono connesse, sono cose che semplicemente accadono. Possiamo dire anche, se abbiamo una mente veramente fantasiosa, che il mondo sia controllato da un ritardato col cervello grande quanto un pisellino di nome George Bush, come se prendesse qualche decisione o scrivesse una sola riga dei suoi discorsi. Se veramente vogliamo prenderci in giro, possiamo credere questo. Oppure possiamo vederla in un altro modo, considerare questi eventi, non solo recenti ma in tutta la storia, affatto casuali. Non è che semplicemente accadono, non abbiamo la globalizzazione, la centralizzazione del potere in ogni area della nostra vita solo perché accade così. Possiamo guardare a questo e vedere che è tutto coordinato e che